Hanno lo stesso gelido distacco e insensibilità dei personaggi del libro di Moravia, i protagonisti del film di Leonardo Guerra Seragnoli, Gli Indifferenti, dal 24 novembre sulle principali piattaforme on demand. Il regista ha portato quel mondo borghese nella Roma di oggi. Maria Grazia, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, e i suoi due figli non hanno più soldi e vivono con i prestiti di Leo, Edoardo Pesce, manager tuttofare, amante di Maria Grazia, che in realtà ha ben altre mire. Il regista spiega. Il romanzo ti lasciava in uno stato di precarietà, in uno stato di essere come se fossimo sull'orlo di un precipizio. E questo tipo di emozione, di sensazione, è un qualcosa che noi sentivamo molto presente anche oggi, in modo molto forte. Abbiamo fatto una riflessione più interna nostra, di domandarci questo senso di precarietà, queste emozioni, questi temi trattati nel romanzo, in che modo risuonassero oggi e come gli indifferenti. Chi fossero gli indifferenti oggi? Bruni Tedeschi fa una splendida interpretazione di questa donna fragile, infantile, viziata, disperata nella richiesta d'amore, che si mostra indifferente anche di fronte ai disagi e alle sofferenze dei propri figli. Alla domanda chi siano secondo lei gli indifferenti oggi, l'attrice risponde. Penso che siamo noi tutti e che dobbiamo, come dire, neanche combattere, dobbiamo, io per prima devo prendere coscienza del fatto che questa specie di egoismo che ci fa accelerare il passo o non guardare una persona vicino a sé che non sta bene, non guardare gli avvenimenti, quello che succede nelle nostre società di ingiusto, dovremmo veramente, come dire, non una volta per tutte, però quotidianamente avere coscienza che questo egoismo non porta felicità. Il figlio di Maria Grazia, interpretato da Vincenzo Crea, all'inizio sembra l'unico a volersi ribellare a quel mondo ipocrita, ma pian piano si adegua a quell'ambiente lascivo e torbido. Sarà solo sua sorella Carla, impersonata nel film da Beatrice Grannò, che in qualche modo proverà a rompere quell'indifferenza. Ciò che deve essere successo. Siamo una famiglia, no?